17 aprile si vota per il referendum abrogativo sulle trivelle nei nostri mari. Le posizioni degli schieramenti. Simona Burattini. Il referendum si terrà il 17 aprile in una sola giornata, quando dalle 7 alle 23 gli italiani saranno chiamati ad esprimersi per decidere sulle trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa. Ai cittadini sarà chiesto di cancellare o mantenere una norma della legge di stabilità varata dal governo, che stabilisce che le concessioni già rilasciate alle società di ricerca e di estrazione di idrocarburi, fra cui gas e petrolio, durino finché durano i giacimenti presenti al largo delle nostre coste. Per essere valido il referendum deve superare il 50% degli aventi diritto. Questa mattina in una conferenza stampa alla Camera l'appello del comitato a favore del referendum per fermare le trivelle, presentato anche il simbolo della campagna referendaria che raccoglie numerose sigle associative. Per scegliere un'Italia diversa, una politica energetica diversa nel nostro paese, che possa puntare sull'economia del mare, sull'economia agricola, sulla green economy e man mano dire basta ai fossili e agli idrocarburi, soprattutto nei nostri bellissimi mari. Il comitato contro il referendum sostiene invece che lo sviluppo del settore degli idrocarburi potrebbe dar vita a opportunità di investimento e ricerca, oltre a portare vantaggi in termini occupazionali ed economici. Se i sostenitori di questo referendum dovessero avere successo, noi non avremmo più energia rinnovabile, avremmo semplicemente più energia fossile proveniente da altri posti e aumenteremmo anche la nostra dipendenza energetica da paesi come la Russia, il Nord Africa, eccetera.